Molto bella fin qui la cresta, è segnata da degli ometti di pietra, a volte il percorso è un po' da cercare, però veramente bella questa cresta. Stasera il briefing dell'escursione di domani lo faccio io e l'escursione di domani sarà composta da 10 tappe. 1. Rifugio Casermette del Penna, dove siamo già adesso. 2. Re di Coppe. 3. Salita sulla cresta nord del Monte Aiona. 4. Vetta del Monte Aiona. 5. Passo della Spingarda. 6. Rifugio Pratomollo. Per poi arrivare al 7. Passo dell'Incisa. 8. Vetta del Monte Penna attraverso il bosco. 9. Discesa dal Monte Penna attraverso il sentiero attrezzato. E 10. Ritorno al rifugio Casermette del Penna. Bene, ultima, fine settimana di agosto, fine settimana dal bollino viola, non rosso. Quindi stiamo lontano da tutte le località super frequentate e siamo tornati qui sul nostro amatissimo Appennino. Siamo in Val Trebbia, risaliamo la Val Trebbia, poi risaliamo la Val d'Aveto e andremo nel Parco dell'Aveto, dove domani faremo una bellissima escursione, un anello su Monte Penna e Monte Aiona. Prima di fermarci nel Parco dell'Aveto, cerchiamo un posto dove fare il bagno, o qui sul Trebbia, oppure dopo sul fiume Aveto. Ormai anche queste località sono diventate famose, quindi trovare dei posti silenziosi e abbastanza senza casino non è così facile, ma lo troveremo. Dopo la pausa con il bagno rinfrescante nell'Aveto abbiamo ripreso la marcia, adesso stiamo risalendo la Val d'Aveto. È veramente bella, ancora più bella sarebbe farla in bicicletta, come abbiamo fatto diverse volte, adesso la stiamo facendo in camper. In salita ci sono alcuni tratti in cui è un po' stretta, quindi è da fare con attenzione, però è una valle che ci piace molto fare. Al rientro domani probabilmente faremo la Val Nure, che è un po' più larga. Abbiamo lasciato la Val d'Aveto, abbiamo preso su a sinistra e ora stiamo dirigendoci verso il Parco dell'Aveto, molto bello, si stagliano qua di fronte a noi già le sagome del Monte Penna e del Pennino, su cui saliremo domani insieme alla cresta del Monte Aiona. Dopo 1 chilometro si arriva qui alla segheria e noi teniamo la destra per il Re di Coppe, a sinistra si andrebbe al Passo dell'Incisa e poi direttamente al Monte Penna. Ya, a dopo! La foresta del Monte Penna ci piace particolarmente perché si alternano i faggi, che qui sono autoctoni, con le conifere, che sono alloctone, cioè sono state piantate qui. La luce cambia in continuazione a seconda di come entra il sole e di come sono inclinati gli alberi, dell'orientamento del sentiero. È veramente bello perché ogni curva ci presenta uno scorcio differente. Siamo in traccia, Ele? Siamo in traccia. 4,5 km, un'oretta di cammino. Qua siamo al bivio del Re di Coppe, a sinistra andremo al Passo della Spingarda, noi andiamo su dritti. Qua c'è il riparo di Moglia Negretta, che deriva dal ligure Mögia, non so se l'ho detto bene, cioè area acquitrinosa. Qui vicino a noi ci sono due vacche, direi adulte, di dimensioni considerevoli. Ricordatevi soltanto, quando le avvicinate, se proprio dovete avvicinarle, di evitare di avvicinarle di fianco, perché non calciano dietro, ma calciano di fianco. Ah, e mi raccomando, importantissimo, si dice vacca e non mucca, perché se ti iscrivi alla facoltà di veterinaria e vai a fare l'esame di... Qualunque esame e dici mucca, ti bocciano subito! 6 chilometri, 1 ora e mezza, siamo arrivati al bivio per il Passo del Cereghetto, quindi prendiamo su a sinistra! Subito dopo il cartello per il bivio del Cereghetto, ma qualche decina di metri dopo, ci si inerpica sulla sinistra nel bosco, all'inizio per un sentiero appena appena tracciato, poi seguendo gli ometti, e si arriva qua sulla cresta dove siamo ora. Molto bella fin qui la cresta, è segnata da degli ometti di pietra, a volte il percorso è un po' da cercare, però veramente bella questa cresta. Eccoci qua in vetta al Monte Aiona, che in realtà
a più 20, discesa verso il passo della Spingarda, poi tireremo dritto, probabilmente andremo nella direzione del passo dell'Incisa, Monte Penna, e poi scenderemo dal percorso attrezzato del Penna. Dal passo della Spingarda abbiamo proseguito dritto per questo sentiero che porta direttamente al passo dell'Incisa senza passare dal rifugio Prato Molle. Ci stiamo avvicinando al Monte Penna, che saliremo per il versante facile. Molto bella questa salita al Penna, abbastanza ripida, però bella perché è camminabilissima e ti dà grande soddisfazione. Poi adesso quando arrivi sotto il Monte Penna, che finisce la vegetazione, vedi la cima. E lei su questa salita ha dato il massimo, guarda lì come soddisfatta. Sì. Ultima parte, discesa per il sentiero attrezzato qua sotto, quello lì, il Monte Pennino. Eccoci qui, negli ultimi metri prima della chiusura dell'anello di oggi, nel Parco Regionale Naturale dell'Aveto. L'itinerario si è svolto in senso antiorario e secondo me è il senso corretto, perché in questo modo abbiamo potuto affrontare in salita la cresta nord del Monte Iona, che secondo me in discesa è un pochino antipatica. E l'itinerario è molto bello, tutto molto vario, si passa attraverso dei boschi di faggi, dei boschi misti di faggi e abeti, delle abetaie, e poi ci sono anche delle zone rocciose esposte come la cresta, che è veramente incredibile, dalla quale si vede un panorama a 360 gradi. Dalla vetta del Penna siamo scesi con la via attrezzata, che è abbastanza semplice, non richiede, diciamo, particolarità, non ha difficoltà tecniche elevate, però sono cose che vanno fatte con moltissima attenzione. La lunghezza più o meno è di 15 km, il dislivello all'incirca 800 metri, ci abbiamo messo più o meno 6 ore. Ultima nota, ma non per questo poco importante, abbiamo attraversato una zona coinvolta dall'emergenza peste suina africana, quindi mi raccomando, quando frequentate le zone in cui c'è questo tipo di problema, disinfettate le suole delle scarpe quando tornate a casa, in modo tale da evitare di essere voi parte del contagio. Non lasciate i sentieri battuti e se uscite col cane sarebbe meglio tenerlo al guinzaglio. E con le uova fritte finisce questa escursione. Ciao, alla prossima!